Prima di sferrare l'attacco decisivo, dobbiamo portare a termine la costruzione delle torri d'assalto. Ho sentito le vostre critiche. Comprendo la vostra impazienza, ma non possiamo compromettere con un'azione intempestiva il successo finale. Beh, ci basterebbe sapere se prima di diventare vecchi faremo in tempo a vedere la liberazione di Gerusalemme. Forse la vedranno i nostri figli. Io ormai sono rassegnato a lasciarci le ossa qui. Se non mi ammazzeranno, morirò di vecchiaia. Ma se Goffredo consiglia di attendere, anche tu ti devi rimettere a lui. Calma, signori, calma. Io non sono un guerriero. Sono un uomo di fede. Io so che Dio veglia su noi, ma noi dobbiamo meritare la benedizione del cielo con la nostra unione, con la nostra concordia. Voi avete giurato obbedienza a Goffredo. Abbiate fiducia in lui. Più che le parole, credo vi potranno convincere i fatti. Vi dovete render conto di persona dell'importanza dell'impresa. Come vedete, i nostri uomini lavorano notte e giorno per ultimare le costruzioni. Speriamo che siano in piena efficienza quando arriverà Tancredi. Sarà una sorpresa per i musulmani quando vedranno uscire dalle nostre torri drappelli di soldati decisi a tutto. Sì, ma quanto tempo ci vorrà ancora? Ogni giorno che passa serve al nemico per rafforzare le proprie difese e far affluire nuovi rinforzi. Sì, Argante è già arrivato e attendono Clorinda. Ma non vorrei paragonare quei due bastardi a un soldato come Tancredi. Ma tu non sai chi è Argante. Calma, vogliamo rimetterci a discutere. Vi prometto che quando Tancredi sarà qui attaccheremo con o senza torri. Thank you.
stiamo qui. Era tempo. I soldati sono molto stanchi. Sarà però l'ultima sosta. Gerusalemme è ancora lontana e un ritardo potrebbe essere fatale ai nostri compagni che stanno già combattendo. Fermatevi qui! Principis, questo è il momento buono. Vieni, fuggi con me. No, è una pazzia. Io non aspetto più. Io tento. Fai preparare l'accampamento. Preparate l'accampamento, lassù! Procurami dell'acqua, ho sete. Fermo! Ehi, dove vai? Perché non gli hai impedito di fuggire? Era un tuo suddito e ti avrebbe obbedito. La vita conta poco quando si è privati dei beni maggiori. Vuoi dire la libertà? No. Si può essere liberi in prigionia e prigionieri nella libertà. Un soldato come me non è fatto per afferrare concetti così vaghi. Ecco l'acqua. Prendi. Non bevi? Vieni. Erminia, ricordati che sei una principessa musulmana. Che vuoi dire? Forse non ho il diritto di parlarti così, ma i tuoi sentimenti per Tancredi non sono quelli che debba avere una prigioniera per un nemico. No, non è vero. Tancredi è stato sempre generoso verso di me. Io non posso. Ti comprendo. Sei giovane e alla tua età è difficile opporsi a ciò che è detto al cuore. Ma stai attenta. Le passioni sconvolgono l'animo come il vento le sabbie del deserto. Mettetelo a posto. Che c'è? Abbiamo fermato un gruppo di mercanti arabi che si dirigeva verso Gerusalemme. Che dobbiamo fare? Vengo a vedere. Sono quelli? Sì. Che dici? Potrebbero essere dei soldati musulmani diretti a Gerusalemme. Va bene, potete pernottare nel campo. Accompagnateli. Ma teneteli d'occhio. Non vorrei avere sorprese. Su, andiamo. Ehi. Fai parte anche tu della carovana? Sì. Che ci trovi di strano? Non si incontra tutti i giorni una donna come te nel deserto. Eppure questa è la mia vita da sempre. In cammino da una oasi all'altra. Non è la vita più adatta a una donna quando c'è la guerra. E poi la zona è infestata dai predoni. E gente simile credo che non ti tratterebbe secondo le regole della cavalleria. La guerra ci ha abituati a tutto. Non ci spaventa nulla ormai. Ma quella è Clorinda, la figlia del re di Persia. Allah ti ringrazio. Speriamo che giunga in tempo a Gerusalemme. Dobbiamo considerarci veramente tuoi ospiti o prigionieri come quelli là? Quelli sono prigionieri di guerra e sono trattati con umanità. Quanto alla loro libertà, non dipende da me, ma dalla clemenza dei loro amici correligionari. Che cosa vuoi dire?
Che io non ho l'abitudine di uccidere i prigionieri come fanno i musulmani. Preferisco tenerli come ostaggi e scambiare la loro libertà con la vita dei miei soldati. Per dimostrarti che ti considero veramente mia ospite, vorrei che tu accettassi di dividere la mia mensa. Ma... ti attenderò nella mia tenda. A più tardi. Che cosa ti stava dicendo? Mi ha invitata nella sua tenda. Non posso rifiutarmi, si insospettirebbe. Ma qualcuno può riconoscerti, è pericoloso. È meglio il rischio che un'ombra lieve di sospetto. C'è una sola persona tra i prigionieri che mi conosce. Erminia, la figlia del re di Antiochia. Ma lei non parlerà. Che ti occorre? Non ho bisogno di nulla. Credo anzi che questa volta ti potrò essere utile io. E come? Devo prima chiederti di farmi una promessa sul tuo onore di cavaliere di crociato. È proprio indispensabile? Sì. Devi impegnarti a non colpire la persona di cui ti parlerò. Se la sua incolumità ti sta a cuore, te lo prometto. Parla. Nella carovana di arabi che hai ospitato nel tuo accampamento, c'è una tua nemica. Una donna? Sì. Ma non è una donna come me e come le altre. È a capo di uno degli eserciti più temuti dell'Islam. Ha giurato lo sterminio dei cristiani. Dimmi il suo nome. Clorinda, la figlia del re di Persia. Non dimenticare la tua promessa. Non la dimentico. Ma non posso dimenticare che ho anche giurato di combattere gli infedeli senza misericordia. Ma tu, perché hai tradito il suo segreto? Tu dovresti esserle amica. Il mio primo impulso è stato di salvarti. Ho voluto ricambiare la tua bontà verso di me e verso gli altri prigionieri. Ma non voglio la morte di una donna che lotta così coraggiosamente per il mio popolo. Ah. Hai agito onestamente. Ma non devi far sapere a nessuno che Clorinda è qui. La mia promessa non varrebbe per i miei compagni d'arme. E ora, vai. La bella sconosciuta ha mantenuto l'impegno, grazie. Forse tu non hai questa abitudine? Non sei obbligata a sapere fino a che punto un cavaliere cristiano tenga fede ai suoi impegni. Siedi. Credi che voglia avvelenarti? Oh no, chi può pensare di nuocere a una creatura bella come te? Anzi, al contrario. Io ti auguro una lunga e felice vita. Oh, non temevo il veleno, ma per la mia religione questa bevanda è cosa impura. Ecco un motivo di più per compiacermi di essere stato allevato nella mia fede. Ma so ammirare il fascino di una bella donna, anche se è un infedele come te. Se ti aspetti di trovare in me una donnicciola pronta a caderti tra le braccia, rimarrai deluso. Non ho mai pensato che lo fossi, è solo la tua bellezza che fa perdonare il tuo carattere. Ti ringrazio, ma tengo più il mio carattere che la mia bellezza. Acqua? È pura anche per il tuo Dio, credo. Strane donne esistono fra voi musulmane. Quella vostra guerriera, per esempio, come si chiama? Ah sì, Clorinda. Deve essere una pazza, a meno che non si tratti di una leggenda. Non è una leggenda. E non dare della pazza a chi lotta per la sua fede. No, certo.
Ma non siamo qui per giocare con i pugnali. Lo avrei usato solo se tu avessi attentato al mio onore. Sta tranquilla. Ho per te tutto il rispetto dovuto a un ospite, pur ammirando e apprezzando la tua bellezza. Però non nego di sentire per te una strana attrazione. Tu non sei come le altre. Quando hai portato la mano al pugnale, ho pensato per un momento che potevi essere tu, la famosa Clorinda. E ora cosa pensi? Ora ne sono sicuro. Non c'è bisogno di vedere le tue insegne per riconoscerti. La leggenda di Clorinda ti ha colpito tanto da fartela vedere in ogni donna che incontri? Ogni tuo movimento ti tradisce. Sei una guerriera per istinto. Se sei così sicuro che io sia Clorinda, perché non mi uccidi? Non so. Non sento in te una nemica. Come se ti avessi sempre conosciuta. Tu non mi crederai, ma non puoi sapere cosa provo da quando ti ho vista. Guarda, ho fatto allontanare anche le sentinelle. Sei libera se vuoi. Puoi allontanarti indisturbata. Io solo so chi sei. Perché ti comporti così? Si può uccidere solo chi si odia. E io non posso odiarti ora che ti ho conosciuta. Perché non lasci a noi uomini queste imprese di sangue? Tu sei nata per rendere felice un uomo, non per questa vita di violenze e di orrori. Ognuno purtroppo ha il suo destino. La mia vita non ha importanza per il gioco le sorti di tutto il mio popolo. Chi comanda dei doveri? Mi rincresce sinceramente che tu sia tra i miei nemici. Ma anch'io ho giurato di combattere. E quando ti incontrerò sul campo di battaglia... Il cielo voglia che questo incontro non avvenga mai. Se dovremo rivederci sarà solo in questo modo. E se ti troverai davanti alla mia spada, nessuna forza al mondo potrà salvarti. È inutile, Clorinda. Tu non potrai competere con me. Se un giorno la mala sorte ci metterà di fronte sul campo di battaglia... La forza non è tutto in guerra. A volte l'abilità ha la meglio sulla forza. Devo perdere ogni speranza di convincerti. Vorrei che non ci fossimo mai conosciuti. Ma ora mi è impossibile dimenticarti. Io invece sono lieta di questo incontro. Ma non dire queste cose. Mi costringe a lasciarti. Sempre se non sono tua prigioniera. T'ho già detto che sei libera. Spero che Allah mi dia la forza per dimenticare la tua generosità. Aspetta. È un segno di rispetto fra la mia gente. È anche un modo per farmi ricordare di essere donna. Addio. Addio, Tancredi.
Tu, Tancredi, ti accamperai qui, presso la porta di Damasco. Il punto più esposto è questo. Ma non credo che attaccheranno in forze. La natura del luogo impedirebbe la manovra e l'impiego della cavalleria. Soprattutto non faranno in tempo, perché attaccheremo noi per primi. Come vedi, non aspettavamo che il tuo arrivo per entrare in Gerusalemme. Per te Gerusalemme è come se fosse già accaduto. Ah, certo. Con te al fianco mi sentirei persino di sfondare le porte dell'inferno. Grazie. Però i miei soldati sono stanchi. Spero che mi concederete qualche giorno per farvi rimettere dalla fatica. Naturalmente, ma non possiamo concederci giornate d'ozio. Non hai bisogno di aggiungere altro. So bene che da questo momento ogni ora guadagnata sarà preziosa per noi. La missione che mi avete affidata è fallita. Non sono riuscito ad ottenere che Goffredo di Buglione accettasse un armistizio. Era una missione impossibile. Allah ha esaltato la superbia di quell'infedele perché più forte fosse poi la sua umiliazione. Nella sua tracotanza è arrivato al punto di offrirmi in dono questa spada. Guardala. Acciaio damaschinato. Un taglio d'eccezione. Spada degna di un grande guerriero come te. Ne farò buon uso. Non vedo l'ora di annegarla in un fiume di sangue cristiano. Che succede? Stanno giustiziando due infedeli. Che cosa hanno fatto per meritare il rogo? Hanno rubato un'immagine sacra per attirare la maledizione su Gerusalemme. Quasi due fanciulli. È possibile che abbiano compiuto un'impresa così ardita? Hanno confessato. È giusto che siano puniti. Perché vuoi morire anche tu? Non bastava il mio sacrificio per salvare i nostri fratelli? L'ho fatto per amor tuo. Il destino ci aveva divisi in vita. La morte ci permette di riunirci. Che cosa ti interessa? Lasciali andare al loro destino. Non possiamo ostacolare il corso della giustizia. Ci sono molte maniere di fare giustizia, di glorificare il nome di Allah. Nel campo nemico vi sono decine e decine di nostri fratelli in prigionia. Potremmo ottenere la loro libertà in cambio della vita di questi cristiani. Non sappiamo se i cristiani sono disposti ad uno scambio. Non vorrei espormi a un rifiuto. Non ci sarà un rifiuto. Se insisto, è perché vorrei salvare una persona che ti sta molto a cuore. Tancredi tiene prigioniera Erminia, la figlia del re di Antiochia. È mia nipote. Credevo che fosse stata uccisa come suo padre. È viva. L'ho vista io, con i miei occhi. E Tancredi è disposto a riscattare con lei la libertà dei prigionieri cristiani. Fate sospendere l'esecuzione. Sei tanto ingenua da credere che Tancredi starà ai patti? Ho le prove della sua lealtà e della sua generosità. E come hai avuto queste prove? Mentre attraversavo il deserto sono stata fermata dai suoi soldati. E lui mi ha lasciata libera invece di uccidermi. Non ti avrà riconosciuta. E non è prova di generosità salvare la vita di una donna qualsiasi. Può darsi. Ma sono convinta che tu considereresti come un insulto il rifiuto di una donna. E la uccideresti se questa fosse una donna qualunque. Tu hai rifiutato di sposarmi e io non l'ho considerato come un insulto. Mio padre mi ha promesso a te. E io manterrò la promessa quando i cristiani saranno spazzati via dalla nostra terra. E questo non è un insulto né un rifiuto. È un patto. Solo per questo riesco ad attendere. Se però venissi a sapere che un uomo si interpone tra noi, lo ucciderei come un cane. Ricordati. Aladino, è stato informato che Erminia, la figlia del re di Antiochia, è tua prigioniera con molti dei suoi e propone uno scambio con altri prigionieri. È la prima volta che in campo musulmano si offre una simile possibilità. Come mai questa decisione? È stata un'idea che ci ha suggerito Clorinda. Ah. La proposta è di Clorinda. Qual è la tua risposta?
Nessuna difficoltà da parte mia. Discutete voi i termini dello scambio. Intanto, io stesso andrò ad avvertire Arminio. Scusate, torno subito. Erminia, sono venuto a portarti una lieta notizia. Puoi tornare tra la tua gente. Sei libera. Libera? Sì. È stata Clorinda a propormi uno scambio di prigionieri cristiani. Erminia, credevo che avessi accolto questa notizia con gioia. Cos'è? Niente. Non è questo il momento di piangere. Tra pochi istanti rivedrai i tuoi amici, i tuoi parenti. Sono venuto io stesso a darti questa notizia perché avrei una preghiera da rivolgerti. Tu vedrai certamente Clorinda. Clorinda? Sì, ha chiesto che ti conducessero da lei. Dille che non la dimenticherò mai, che questa guerra non durerà in eterno e lei deve sopravvivere. Non deve cercare una morte gloriosa, ma inutile. Servirebbe solo a far soffrire coloro che la amano. Glielo dirò. Grazie. Addio. Avrei preferito che tu mi avessi uccisa. Così il mio odio sarebbe stato giustificato. Ma che cosa stai dicendo? Perché devi odiarmi? So di essere ingiusta verso di te, ma non posso. Vedi, se Tancredi non ti amasse, io sarei restata accanto a lui, capisci? Invece lui ama te. Ti ha amato fin dal primo momento che vi siete visti. Ma che dici? È assurdo. È la verità. Me l'ha detto lui stesso prima di lasciarmi. Che cosa ti ha detto? Cosa importano le parole? Lui non ti ha più dimenticato fin dal primo momento che vi siete incontrati. Per me Tancredi è un nemico. E lo sarà sempre. Lui non la pensa così. Non può interessarmi. Se ci incontreremo in combattimento, o io dovrò uccidere lui, o lui dovrà uccidere me. Ma potreste sopravvivere. Un giorno verrà la pace. E allora? Quando verrà la pace? Se pace ci sarà mai per noi. Tu sarai una donna felice, perché sei vissuta da donna. Per te sarà facile ricostruirti una vita accanto all'uomo che ami. Ma invece, che cosa può serbare per me l'avvenire? Io sono vissuta sempre nel sangue, nelle stragi. E questo ricordo mi ossessionerà tutta la vita. Perdona, Clorinda. Argante chiede di essere ricevuto. Fallo entrare. E tu torna nella tua stanza. Verrò a trovarti. Addio. Senza volere, ho ascoltato le tue ultime parole. Non sapevo che provassi tanto orrore per la tua vita passata. Credevo anzi che fosse per te motivo d'orgoglio, come lo è per me e per ogni buon guerriero. Non hai mai pensato che anche un buon guerriero possa talvolta desiderare di non uccidere più? Se non vuoi più combattere, perché ti ostini a fare una vita che non desideri? Io ti amo, Clorinda. Accanto a me lasciami. Potresti... E tu né io possiamo decidere del nostro destino. Se è scritto che un giorno io sia tua sposa, accetterò la mia sorte. Ma
E credi che possa accettare una donna che non mi ama? Che mi disprezza? Rifiutare il tuo amore non significa disprezzarti. Per me è lo stesso. Hai detto tu che odi la guerra. Sarei capace anche di ucciderti se pensassi ad una tua debolezza verso i cristiani. Il tuo sospetto è assurdo. E lo proverò quando scenderemo sul campo di battaglia. Ne avrai presto l'opportunità. Paladino mi ha consentito di assalire il campo cristiano con un pugno dei migliori cavalieri. Se tu vuoi, puoi venire con me. Speri che ti dica di no? Non potresti farlo. Tu conosci la profezia secondo la quale Gerusalemme cadrà quando una croce d'oro apparirà sulle sue mura. Il popolo ha identificato questa croce d'oro in quella delle armi di Rinaldo. E noi potremo stroncare questa superstizione in una sola maniera, uccidendo Rinaldo. E come? Alle prime luci dell'alba tenteremo una sortita dalla porta di Giaffa e aggirando gli accampamenti piomberemo sulla tenda di Rinaldo prima che i cristiani riescano a organizzare un contrattacco. Un brindisi alla donna che ti ha stregato. Come si chiama? Su, via, dimmelo. Vattene a dormire. È l'alba. Non mi muovo di qui finché c'è da bere. Rinaldo, i tuoi uomini stanno combattendo Argante e Clorinda. Sono riusciti ad entrare nel tuo campo. Che dici? È impossibile. La sorpresa ci ha disorientati. Solo Dudone cerca di fronteggiarli. Andiamo. Parerai a tue spese, Chierga! La tua fama di assassino è già nota a tutti! Se mi dici dove si nasconde Rinaldo. Rinaldo non si nasconde. Vedi questa lama? Se ci fosse Rinaldo, sarebbe lui a prenderla nel petto invece che te. Cane da cristiano, vieni. Rinaldo non si trova. Torniamo indietro. A cavallo. Presto, a cavallo. Ritiriamoci. Bisogna tagliare loro la strada, tu vai al campo, aiuta i tuoi uomini, andiamo! Attenzione! Non accettiamo battaglia! Disperdetevi! Alzati! Clorinda. Tancredi. Getta quella spada. Fermati! Piuttosto che cadere tua prigioniera, fermati, ho detto! Se fai un altro passo...
Cosa vuoi in cambio della mia libertà? Niente. Voglio solo impedirti di combattere e di mettere in pericolo la tua vita. La morte è ciò che temo di meno. Lasciami andare se questa è la sola ragione. Entra qui. Se volessi solo farti prigioniera sarebbe facile. Non è questo, Clorinda. Hai parlato con Erminia? Sì. E mi ha detto che lei ti ama. Mi ama? Sì. È pronta a commettere qualsiasi pazzia per raggiungerti. È assurdo. Il giorno che Erminia mi lasciò dimostrò per me solo gratitudine. Anzi, proprio per questo le dissi che... So già quello che le dicesti, ma i tuoi sentimenti per me non hanno senso. Quella ragazza soffre pensando che io sia d'ostacolo al suo amore. Tu puoi essere arbitra dei tuoi sentimenti, ma non dei miei. Io ti amo, Clorinda, e non posso amare nessun'altra donna. Ti prego. Ostacoli ci separano, ma li supereremo. È impossibile. Non è solo la guerra che ci separa. E che altro? Il mio destino è legato ad Argante. Se non morirò in combattimento, ho promesso di sposarlo. Questa alternativa era accettabile fino al giorno che ti incontrai. Ma oggi desidero la morte come una liberazione. Se mi vuoi bene, resta con me. Argante non può costringerti a mantenere una simile promessa. Dimentichi che un'altra parola mi tiene legata a lui. Io non sono una donna come Erminia che può seguire ciò che le detta il cuore. Io devo combattere per la mia fede. Una fede falsa. Non volevo offenderti. Perdonami. Di che? Di esserti ricordato che siamo nemici. Vedi, troppe cose ci dividono. Non potremmo amarci. Lasciami andare. Aspetta. No, questo incontro non è stato inutile. Ci ha mostrato una realtà contro cui non c'è nulla da fare. Addio. Ma sei in pericolo, non puoi andare così. A quest'ora i tuoi uomini saranno tornati al campo. Clorinda. Ti aspetterò. La guerra dovrà finire. È inutile, Tancredi. Addio. Dudone. Giuro che non lascerò impunito questo affronto. Goffredo, hai dato ordine di assalire quei vigliacchi? Ormai sono rientrati nelle mura, non si può fare più nulla. Si deve fare qualcosa, hanno ucciso Dudone, hanno calpestato le mie insegne. Calmati, Rinaldo. Noi siamo tutti addolorati quanto te per la morte di Dudone. Questo è un insulto alla nostra crociata. Se non attacchiamo Gerusalemme oggi saremo trattati da vigliacchi. Prudenza non è vigliaccheria. No, ma è una comoda scusa per mascherarla. Non raccolgo il tuo insulto, la nostra discordia farebbe troppo comodo ai saraceni. E suppongo sia appunto questo il motivo della loro incursione. Che vuoi dire? Non è certo per uccidere qualche soldato e bruciare qualche tenda che hanno rischiato tanto. Pensaci. Io sono qui per combattere e non per pensare.
andiamo. Quel cane era nascosto chissà dove. Non ha avuto nemmeno il coraggio di attaccarci e difendere i suoi uomini. Comunque, anche se Rinaldo non è stato ucciso, la morte di Dudone è stata più utile di quanto tu non credi. Oh, che utilità vuoi che abbia la morte di un capo come Dudone? Molta, perché è servita a fare germogliare negli altri il seme della discordia per la sua successione. Le nostre spie mi hanno anche riferito che Goffredo di Buglione ha dovuto far uso di tutta la sua autorità per impedire a Rinaldo di reagire con una rappresaglia e assalire Gerusalemme. Ma magari l'avessero fatto. Già, ma la saggezza di Goffredo ha avuto il sopravvento. Ora anche per questo c'è discordia fra i due capi. Questa discordia potrà essere utile per noi più di una battaglia vittoriosa, se sapremo trarne profitto. E come? Tu conosci Armida, la figlia del re di Damasco. Credo che lei abbia tutte le qualità per sfruttare questa situazione. Io ho il più profondo rispetto per l'intelligenza e soprattutto per la bellezza di una donna come Armida, ma dubito che queste doti possano aiutarci a combattere i cristiani. Se parli così, dubito della tua intelligenza. Non hai mai saputo che le arti della seduzione femminile valgono talvolta quanto e forse più delle arti belliche? Le donne in guerra sono utili soltanto se sanno combattere come Clorinda. Disgraziatamente non so adoperare la spada come lei, ma so fronteggiare anch'io un cavaliere cristiano con le mie armi. Questo è ciò che vi propongo. Affronterò io, Rinaldo. Con i tuoi sguardi languidi? Oppure con la danza dei sette veli? Andrò da sola al campo dei cristiani sotto falso nome. Dirò loro di odiare Aladino perché ha perseguitato me e la mia gente. Non possiamo ricorrere a mezzi simili. Non è leale. Armida non è un guerriero. E la lealtà non è la dote cui tiene di più. Che speri di ottenere? Che Rinaldo cada tra le tue braccia per poi farsi ammazzare in un tranello? Potete essere certi che la croce d'oro di Rinaldo non apparirà mai sulle mura di Gerusalemme. È un'ora che discutono e ancora non si sono messi d'accordo. Scommetto tutto quello che posseggo che Rinaldo prenderà il comando al posto di Dudone. Sfido, i cavalieri di Ventura si farebbero ammazzare tutti per lui. E Gernando non si opporrà, vedrete se ho ragione. Sto sognando o è una donna? Non la vedi? Chissà dove l'avranno catturata. Però mica male come musulmana, eh? Accidenti, che donna, a me non capita mai una fortuna simile. Io mi rifiuto di discutere ancora. E mi rimetto alla maggioranza. Sai benissimo che è una votazione solo formale. Puoi considerarti già eletto. Ma prima di procedere all'elezione, voi dovreste ben valutare i motivi della mia opposizione. Rinaldo, è stata catturata una donna musulmana che si aggirava nel campo. Vuole parlare con te. Dille da aspettare. Niente affatto. Falla entrare. Non possiamo perdere tempo per ascoltare le sciocchezze di qualche spia. Qui gli ordini li do io. Vieni avanti. Perdonatemi, chi di voi è Rinaldo? Sono io, parla pure. Sì, ma ciò che devo dirti è segreto. Temo troppo per la mia vita. Uscite tutti, per favore. Non possiamo rimandare le elezioni, bisogna concludere. Hai detto tu stesso che mi consideri già eletto. Dunque è inutile discutere ancora. Ma la mia esperienza... So già quello che mi vuoi dire, dopo eletto apprezzerò i tuoi consigli. Vieni via, non è il caso di provocare una lite. Adesso puoi parlare. Ti ringrazio. La storia che devo raccontarti è molto dolorosa. Ho bisogno di tutta la tua fiducia. Siedi pure. Parla con calma, qui sei al sicuro. Sono venuta da te perché la tua generosità è nota anche da noi. So che quello che devo chiederti è molto, ma... Cosa fai? Io sono qui per aiutarti, se posso. Dimmi cosa vuoi. Perdonami. Sono la figlia del re di Damasco.
Alla morte di mio padre abbracciai la fede cristiana. La tua fede. Ebbene? La mia nuova religione non poteva che attirare su di me l'avversione e l'odio di mio zio, l'uomo che ha usurpato il regno di mio padre. Il popolo di Damasco odia l'usurpatore. Se ci darete il vostro appoggio, sarete accolti come liberatori. Così potrete contare sull'aiuto della mia gente per combattere Aladino. Noi siamo forti e numerosi. Non possiamo rifiutarle il nostro aiuto. Oltretutto ci offre un'alleanza che può essere utile per il nostro esercito. Mi dispiace, per ora non posso distrarre un solo uomo dai nostri accampamenti. Ho capito, ma per me è la fine. Non devi disperare. Mi auguro che la fine della guerra sia prossima. Quando Gerusalemme sarà nostra, nessuno di noi si rifiuterà di mettere la sua spada al servizio di una giusta causa. Dite di essere cristiani e non avete il senso dell'umanità. Rinaldo! Non ti consento. Non ho bisogno del tuo permesso per dire quello che penso. Siete gente priva di spirito cristiano e di comprensione. Parli senza riflettere. Comunque questa donna non può restare qui. La prendo io, sotto la mia protezione. Il mio accampamento è grande e non le mancherà certamente una tenda. Ti ringrazio, ma non voglio che tu ti metta in contrasto con i tuoi amici per colpa mia. Affronterò il mio destino da sola. Tu verrai con me. Hai già sofferto troppo. Andiamo. Non possiamo sopportare ancora la prepotenza di Rinaldo. Devi intervenire tu, con la tua autorità. Rinaldo è sempre impulsivo. Preferisco usare ancora la persuasione. Ehi, guardate! Oh, allora c'è speranza che rimanga con noi. Ma che ti credi? Non ti sei mai visto in faccia? Devi sapere che al mio paese facevo strage di donne io. Sei troppo generoso. Io non posso approfittare, i tuoi capi... Io non ho capi. E dopo la morte di Dudone nessuno può darmi ordini. Tu resterai qui. Sei l'uomo più nobile che abbia mai conosciuto. Ho fatto soltanto il mio dovere. Spero che un giorno potrò mostrarti la mia riconoscenza. Ma io non posso restare qui. Goffredo aveva ragione. Una donna non può restare in mezzo ai soldati. Nessuno oserà toccarti. Tu resterai qui nella mia tenda. E ti giuro che chi oserà varcare quell'ingresso la pagherà cara. Ma così ti metterai contro tutti. Perché lo fai? Se il tuo gesto dovesse farti perdere il favore degli altri crociati, io non Nessuno potrei... Nessuno contrasterà la mia nomina. Forse prima del mio arrivo. Ma ora ti sei messo contro Goffredo. E lui potrebbe scegliere qualche altro. Non ne avrà il coraggio. Rinaldo, manda via quella donna. Non puoi metterti contro Goffredo per lei. Esci fuori di qua. Sono stufo di avere consigli. Non prendo ordini da Goffredo e tanto meno da te. Per comandare occorre non solo il valore, ma anche la prudenza. Se quella donna resta qui, io mi opporrò alla tua elezione con tutte le mie forze. Lo vedi? Sta accadendo quello che dicevo. Eleggeranno un altro al tuo posto. E chi? Forse Gernando? Adesso vedrai che succede a chi osa sfidarmi. Sei un ipocrita! Di apertamente che il comando lo vuoi tu! Ho detto ciò che penso, non accetterò di obbedire a un pazzo. E tu sei pazzo se continui ad agire così. Ritira ciò che hai detto, altrimenti... Altrimenti cosa? Non penserai che abbia paura di te? È colpa di quella donna. Liberatene. E voi, cosa guardate? Portatelo via! Perché l'hai fatto? È colpa mia. Se non l'avessi ucciso, non avrebbe esitato a uccidere me. Tu non c'entri. No, io sarò la tua rovina, Rinaldo. Non è possibile. Devo andare via da qui. Ma che dici? Ma non capisci che per te sarei pronta a uccidere anche Goffredo? È come se tu mi avessi stregato.
Rinaldo, il consiglio ha deciso di punirti. E non sa ancora della morte di Germando. Mi aveva insultato. Non so quello che ti sta accadendo, ma accetta il consiglio di un fratello. Va via prima che sia troppo tardi. Dovrei fuggire. Non hai altra scelta. Tu non meriti la punizione, ma non potrai evitarla se resti qui. Bisogna andare via subito. Andremo insieme. Via, deciditi. Presto saranno qui. Andiamo. Bertrando, presto il mio cavallo. Prepara la mia roba. Avremo bisogno di una scorta. Raduna 30 dei miei migliori soldati e raggiungimi alla grotta delle Feci. Spero che la fortuna ci permetta di ritrovarci presto. Addio. Addio, Rinaldo. Che il Signore vegli su di te. Rinaldo, malgrado tutto, è amato dai suoi soldati. Se fossi indulgente con lui, sarebbe un cattivo esempio per gli altri. Non potrai tenerlo prigioniero se non vuoi generare il malcontento. Un esercito indisciplinato è peggiore di un esercito scontento. Rinaldo è fuggito. Quando sono entrato, non era più nella sua tenda. Bisogna inseguirlo. Lasciamolo andare. Così eviteremo la responsabilità di un suo arresto. Santa Crociata ha perso in Gernando di Norvegia l'ausilio di un uomo prode e generoso. Il demonio ha armato il braccio di Rinaldo contro il suo amico. Solo la malefica potenza di Satana poteva indurre Rinaldo ad uccidere un così valoroso guerriero. Ma la Crociata non deve, non può fermarsi, poiché uno ed uno solo è l'aiuto indispensabile al suo successo, l'aiuto di Dio. E ora unite a me la vostra voce per chiedere all'Onnipotente che ci stia vicino. Padre nostro, che sei nei cieli. Padre nostro, che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Sia santificato il tuo nome. Venga il regno tuo. Venga il regno tuo. Rinaldo è caduto con tutti i suoi uomini nel tranello che gli attese Armida. Ed ora è suo prigioniero. Un combattente generoso e leale come lui non meritava di essere tradito così bassamente. Cosa potevi fare di più per opporti a questo tradimento? Sì, lo so, ma mi sento umiliata. Ero piena di fede quando sono arrivata. Ed ora solo l'idea di combattere mi fa rabbrividire. Non posso dimenticare che i cristiani sono sempre stati leali con noi. E che tra di loro ci sono uomini nobili e generosi che meritano la nostra ammirazione. Tancredi? Sì. Anche lui, anche Tancredi, due volte avrebbe potuto uccidermi e due volte mi ha salvato la vita. Due volte? Lo hai incontrato di nuovo? Sì. Dove? Durante l'assalto al campo di Rinaldo. Mi ha inseguita, affrontata e mi ha disarmata.
Poteva uccidermi se voleva. Invece mi ha ancora aiutata a fuggire. E ora? Ora sei convinta che ti ama? Può darsi. Ma ora Tancredi sa che il suo amore non verrà mai corrisposto. No, non mentire. Non lo vuoi confessare, ma anche tu sei innamorata di lui. Questo è quanto ho sentito dire. Adesso tu conosci quali sono i suoi veri sentimenti. Avrei dovuto immaginarlo. Ma la pagherà cara, va. Ho piacere di incontrarti. Mi risparmi il fastidio di mandarti a cercare. Chi ti autorizza ad assumere questo tono? Non sono la tua schiava. Potresti diventarlo, quando avrò rivelato ad Aladino quello che so. Cosa sai? Non ho nulla da nascondere. No? E i tuoi incontri segreti con Tancredi fanno parte della tua tattica per vincere la nostra guerra? Io non ho incontri segreti con Tancredi. Egli mi ha battuto in duello e mi ha risparmiato quando potevo uccidermi. E tu hai saputo ricompensarlo, naturalmente. Andremo insieme, Daladino. Penserò io come far finire questa storia. Per la sicurezza della vittoria, dovremo togliere di mezzo un'altra persona. Ti chiedo di concedermi di combattere da solo contro Tancredi. Fammi sfidare quel bastardo. Lo ucciderò. Ne sono sicuro. E tolto di mezzo lui, ributteremo a mare i cristiani e tutti i loro complici. Di Argante non sarà decisiva per i musulmani, mentre per noi sarebbe diverso se Tancredi... No, non temere. Con l'aiuto di Dio Tancredi avrà certo la meglio. Speriamo. Thank you.
due contendenti hanno combattuto con coraggio e lealtà. Le sorti del duello sono pari. Non c'è né vinto né vincitore. Se i combattenti accettano, lo scontro sarà ripreso domani. Tu devi aiutarmi, Clorinda. Io devo fare qualcosa. Non posso resistere al pensiero di stare qui, mentre dovrei essere vicino a lui per assisterlo, curarlo. Ma che cosa vorresti fare? Voglio raggiungerlo. Tu sola puoi aiutarmi a entrare nel campo cristiano. Ma sei pazza. Ogni uscita a Gerusalemme è vigilata. Lo so, ma tu puoi passare. Nessuno oserebbe fermarti se tu mi accompagnassi. No, sarebbe un suicidio. Dimmi piuttosto che non vuoi aiutarmi a raggiungere Tancredi. Clorinda, Argante ti vorrebbe parlare. Va bene. Mi dispiace, ma devo andare. Calmati ora. E aspettami qui. Mi piace, Clorinda, di non aver mantenuto la promessa. Volevo offrirti la testa di Tancredi, ma lo farò domani. Non vendere la pelle del leone prima di averlo ucciso. Io volevo solo offrirti un bel dono di nozze. Se mi hai chiamato solo per dirmi questo, potevi risparmiartelo. Clorinda, aspetta. Ho bisogno di te. Questo cane di medico mi sta massacrando. Va, ci penso io. Quella è Clorinda. Ma che fai, è pazza? Vuole uscire così sola di notte? Aprite! Ma se i cristiani la sorprendono, rischia di farsi uccidere. Chi era? Guarda, Clorinda, dai l'allarme! Che succede? Danno l'allarme, devono averla scoperta. Avremmo dovuto fermarla. Che facciamo? Dobbiamo mandarle degli aiuti? È meglio avvertire i capi, decideranno loro, vai. Clorinda è uscita dalla città, la devono aver catturata. Ma che sciocchezze stai dicendo? Aveva il tuo mantello, avrei giurato che eri tu. Deve essere Erminia. Voleva raggiungere il campo dei cristiani. Ha preso il mio mantello e... speriamo che non l'abbiano uccisa. Guarda, il suo erbe. Allora è qui vicino. Voi continuate a cercarla corteggiando il fossato. Io vado subito a informare Tancredi. Non c'è dubbio. Questo è l'elmo di Clorinda. L'abbiamo trovato in un fossato. Pare che sia stata ferita. Non dovrebbe essersi allontanata.
Preparami il cavallo, vado io a cercarla. Un momento, potrebbe essere un tranello, una finta per ingannarci. È una preda troppo importante per lasciarsela sfuggire. Fai presto. L'avete trovata? Niente! Nessuna traccia! Tornate all'accampamento! E se doveste catturarla, portatela da me! Vieni qua, dove corri? Ehi, tu! Andiamo, vieni. Aspetta! Hai visto passare qualcuno di qua? No, non ho visto nessuno. Andiamo. Ehi, fermati! Vieni qua! Di che hai paura? Io non ho paura. Mamma, perché non gli dici di... Zitto tu, torna a casa! Fermati! Che voleva dire tuo figlio? Se qualcuno mi vedesse parlare con te, sarebbe finita per me e il mio bambino. Se sai qualche cosa, parla, non ti farò del male. Nella mia capanna c'è un soldato cristiano come te. È ferito mortalmente. Ho avuto pietà di lui. Adesso sono in pericolo. Portalo via, ti prego. Dov'è? Non molto lontano da qui. Se vuoi ti accompagno. Andiamo. Perdonami, Clorinda, ho voluto parlarti in segreto perché quello che devo dirti è della massima importanza. Avanti, parla e non perdere tempo. Ma notizie come le mie valgono oro, molto oro. Sarai ricompensato se ne varrà la pena. Su, parla. Si tratta di uno dei capi cristiani. So come potresti farlo prigioniero senza rischiare un solo uomo. E chi è? Tancredi. Tancredi. Tieni, dimmi dov'è. Mi riconosci? Sono Tancredi. Rinaldo è mio amico. Dimmi che è successo. Armida, lei... Cosa? Che c'entra Armida? Armida era un tranello. Tutti morti, prigionieri. Corri. Corri. Allora, quella donna era Armida. Rinaldo dov'è? Dov'è Rinaldo? Lascialo, non ti ascolta più. Se queste erano le tue intenzioni, perché non ti sei data subito prigioniera? Ve l'ho detto. Ho avuto paura e sono fuggita. Se mi avessero uccisa, l'unico rimpianto sarebbe stato quello di morire non battezzata. Dio ha voluto risparmiarti per salvare l'anima tua. Tu sarai battezzata e troverai rifugio presso pastori, miei amici, giù vicino al torrente. Clorinda! Finalmente. È tutta la notte che ti cerco. Cosa facevi ieri sera nel campo cristiano? Ma non ero io. Erminia ha indossato i miei abiti ed è fuggita per venire da te. Erminia? Ma allora tu perché sei? Ma cos'hai? Non lo so. È difficile per una donna come me esprimere i propri sentimenti. Perché ti ho incontrato? Clorinda. Ho commesso una pazzia venendoti a cercare. Devo tornare. Non vorrei che mi vedessero gli uomini di Armida. È pericoloso per me e per te. Armida? Ma allora tu sai quello che è successo a Rinaldo? Vorrei ignorarlo. Ma Rinaldo dov'è? Che cosa gli hanno fatto? Ho sempre rispettato la tua volontà di combattere per una causa che ritieni giusta. Ma non credevo che potessi accettare l'insidia e il tradimento come... Non l'ho accettato. Ho fatto di tutto perché Armida non commettesse una simile viltà. Ma è stato inutile. Rinaldo è stato ucciso? No, Tancredi. Ma è come se lo fosse. Armida lo tiene prigioniero. E forse la morte sarebbe meglio per lui. Dimmi dov'è. Devo liberarlo. Ma come puoi farlo? Se Armida si vedesse minacciata, non faresti che accelerare la morte di Rinaldo. Armida non si accorgerà di niente se vado solo. Solo?
Tu non lo faresti per salvare un amico? Il palazzo di Amida si trova nella valle di Cagliamba. È a un giorno di marcia da qui. Per entrare prendi questo. Crederanno che tu faccia parte del mio seguito. Addio. Se considerate Tancredi un uomo d'onore e i cristiani dei combattenti leali, voi dovete aderire a quanto vi chiedo a nome del mio comandante Goffredo di Buglione. Rinviare lo scontro di 24 ore. Cosa dobbiamo aspettare? Che Tancredi non abbia più paura? Eccoli, i valorosi guerrieri cristiani. Vengono a piatire come femminucce per salvare la pelle del loro falso eroe. Qualsiasi cavaliere cristiano può far tacere i presuntuosi insolenti come te. Sono pronto a incrociare la mia spada con la tua in qualunque momento. Io non combatto con un vecchio. Vigliacco, non ti permetto di insultarmi in questo modo. Fermatevi! Che fai? Io non sono Tancredi per aver bisogno del tuo aiuto. Dopo questo affronto non è più possibile altra soluzione che lo scontro dei due eserciti. Andiamo. La colpa è tua, Argante. Non dovevi rifiutare di combattere. Questo gesto ha compromesso ogni possibilità d'intesa coi cristiani. Cosa è servito il mio tradimento? A cadere nella mia stessa rete e a innamorarmi di lui. Se avrai la forza di aspettare, vedrai che Rinaldo... Ho aperto tutto. Il mio palazzo, me stessa, la vita dei suoi uomini. Come può resistermi? Perché preferisce ammuffire in una prigione piuttosto che rendersi a me? Quando sarà abbandonato da tutti i suoi uomini, allora... Non voglio aspettare. Voglio che Rinaldo venga subito qui. Secondo voi dovrei arrendermi a quella vipera per salvarci? Poveri idioti. Se anch'io finissi fra le braccia di Armida, farei la fine di quei traditori. Lo capite? Calma. Nessuno ti vuole rimproverare. Anche se non avremo alcuna possibilità di salvarci, noi non ti abbandoneremo. Rinaldo. Vieni, ti vuole Armida. Ho atteso invano una tua decisione. Che pensi di fare? Ripeto quello che ho detto ieri. Se avessi immaginato quale perfida donna eri, ti avrei strozzata con le mie mani. Puoi accusarmi di qualunque cosa, ma agisco così perché ti amo.
Non tollererei i tuoi insulti se non mi fossi così scioccamente innamorata di te. Come puoi parlare d'amore, tu che sei impastata di odio, di crudeltà, di vizio? Lasciatelo. Sei più crudele tu a farmi resistenza. Questo significa la morte dei tuoi compagni. Vieni. Vedi? Loro non chiedono che di essere trattati bene. Donne come quelle e come te si possono trovare a un prezzo minore di quello che chiedi. Se parli di prezzo, ti farò vedere io qual è il prezzo del tuo orgoglio. Cosa stai tramando ancora? Ti avevo avvertito. Ogni tuo rifiuto significherà la morte di uno dei tuoi compagni. Umberto. Miserabile. La colpa è tua, te l'avevo detto. Comunque sei ancora in tempo per salvare gli altri, ricordalo. Ricorderò solo la tua infamia. Conosco il mezzo per farti dimenticare tutto, quando vorrai. Sono un inviato di Clorinda, devo parlare con uno dei prigionieri cristiani. Ma veramente... Presto, accompagnatemi. Andiamo. C'è qui un inviato di Clorinda. Vuole interrogare un prigioniero cristiano. Bisogna chiedere il permesso ad Armida. Tancredi! E lui! Tancredi! Dov'è? Dov'è Rinaldo? Eccolo, sta arrivando! Qui, qui! Nascondetevi! Tancredi! Ti spiegherò dopo! Lasciami passare. Scusami, Armida. I prigionieri sono stati liberati, si sono impossessati delle armi dei carcerieri. È difficile trattenerli. Come è avvenuto? Non so, i due carcerieri sono stati uccisi. Hai vinto. Adesso uccidimi pure, se vuoi. La mia vita senza di te non ha più scopo. No. È meglio che tu viva per pentirti del male che hai fatto. Ti avrei amato, ma sei stata tu a non volerlo. Rinaldo. Ordina ai tuoi soldati di lasciarci andare. Va pure. Nessuno te lo impedirà. La fame e le malattie stanno decimando l'esercito cristiano. Rinaldo e Tancredi hanno abbandonato il campo. I loro uomini migliori mancano all'appello. Ormai
non potranno resistere a lungo. È questo il momento per provocare uno scontro. È inutile, non attaccheranno mai. La tattica di Goffredo è quella di attesa. Egli sta certamente aspettando che torni Tancredi. Anche se Tancredi torna, non potrà mutare le sorti del suo esercito. Lui no. Ma le torri d'assalto possono mutarle benissimo. Quali torri? Ho saputo che da tempo Goffredo sta preparando delle torri per assalire le mura di Gerusalemme. Temo che l'intervento di queste armi sarà decisivo. Ma Goffredo non oserà dare l'assalto alle mura nelle condizioni in cui si trova. I suoi soldati non lo seguiranno. Dimentichi che essi combattono per una causa che credono santa. Si faranno uccidere tutti se il loro capo lo ordinerà. E quando credi che attaccheranno? Se le informazioni delle nostre spie sono esatte, le torri verranno portate sotto le mura questa notte e l'attacco sarà sferrato all'alba. Siete pronti? Avanti! Attenti! Attenti! Forza! Forza! La tua ancella mi ha detto che non dormivi e che potevi ricevermi. Come mai ancora alzata a quest'ora? Non so. Non riesco a dormire questa notte. Penso che domani forse non potrò più vedere il cielo, le stelle, questa bella luna. Cosa dici? Pensare a queste cose prima di una battaglia potrebbe... Potrebbe impaurirmi? No, sta tranquillo. Credi che se io avessi avuto paura di morire avrei vissuto come sono vissuta fino ad oggi? Non ti amerei così se dubitassi del tuo coraggio e del tuo valore. Grazie. So quanto tu mi ami e mi stimi, ma contro il destino non si può lottare. Non temere. Domani torneremo vittoriosi come sempre. Vedrai. Non ci sarà più assalto con le torri. Sono riuscito a convincere Aladino a tentarne la distruzione. Questa notte stessa. Allora uscirete a gruppi di due. Uno ucciderà la sentinella e l'altro cospargerà di resina la torre. Appena tutto è pronto, ci darete il segnale. D'accordo? Presto! È ora d'andare. E voi? State in attesa con le torce accese. Quando sarà il momento, uscirete per incendiare le torri. Thank you.
lanciate le torce e tornerete subito indietro! Saranno le torri in fiamme a dare l'allarme al campo cristiano! Aprite la porta! Via! Fate presto! Appena appiccato il fuoco, ritiratevi! Via! Aiuto! Aiuto! Là! Là! Vogliono incendiare le torri! Dai l'allarme! Alle armi! Correte alle torri! Alle armi! Dai nostri. Bisogna mandare subito dei rinforzi. Vado. Abbiamo evitato la distruzione delle torri. Ora non ci resta che attaccare. Tutti sono pronti per la battaglia. Non si aspetta altro che il tuo ordine. Questo è il momento. E Dio ci proteggerà. Occorre far presto. Prenderò io il comando. Un momento. Tu non devi esporti. Altri valorosi attendono. Lascia loro l'alto onore di guidare l'esercito all'assalto. Perdonami, Goffredo. So di aver mancato, mi riscatterò combattendo. Non è a me che devi chiedere perdono, ma a Dio. Va e combatti, Rinaldo. Salva i nostri fratelli. Siete tornati in tempo per partecipare all'assalto. Dio l'ha voluto. La vostra presenza ci darà la vittoria. Andiamo. Presto! Alle mura! Sì, alle mura! Hai visto? Non c'è dubbio. Tentano proprio di scalare le mura. Sta tranquillo. Avranno l'accoglienza che si meritano. Non possiamo più aspettare. Bisogna assolutamente impedire che le torri si accostino alle mura. Clorinda ed io usciremo per tentare un attacco decisivo. Vai! Accostate le torri alle mura e voi portate avanti le scale! Oh!
Salva la vita. Ti salverai, Dio non può essere così crudele. Non parlare così. Sei stato tu a farmi credere in un Dio giusto. Adesso posso dirti che anch'io t'ho amato. Se è stata una colpa, la sto espiando con la morte. Non puoi. Non devi morire. Io non posso vivere senza di te. Ti prego. Ho ancora pochi istanti. Voglio essere battezzata. Fa che la mia anima sia salva. E morirò con te. È meglio ritirarci nelle mura! Dov'è? Dov'è Clorinda? Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Il cielo si schiude la mia anima. Sii felice, come io lo sono in questo momento. No, Clorinda, no! Clorinda, Clorinda! È dunque qui che ti nascondi per sfuggire al tuo destino di vigliacco. Risparmia i tuoi insulti ed abbi rispetto del mio dolore. Clorinda è morta. Che dici? È morta. Vigliacco. L'hai uccisa tu! Aspetta, Argante! Evitiamo di ucciderci qui. Non potrà rimanere impunito chi l'ha uccisa! Ascoltami! Clorinda si è battezzata! È morta da cristiana! Rispetta la sua volontà di pace! Non è vero! Clorinda odiava voi cristiani! Tu menti, vigliacco! La riconosci? È la spada di Clorinda! Sarà la prima volta che verrà usata contro un miscredente. Sarà anche l'ultima! Ah!
uomini! Sulle mura c'è la croce d'oro! Gerusalemme è finita! La profezia si avvera! Fuggiamo! Cavallo di Tancredi! Allora non può essere lontano. Dove sarà mai? Guarda, il suo elmo! Mio Dio, speriamo che sia ancora vivo. È qui! Corri! È vivo ancora. Ma deve aver perduto molto sangue. Dio, ti ringrazio. La tua saggezza e la potenza delle tue armi hanno vinto. Gerusalemme e il suo popolo sono ora nelle tue mani. Ho avuto in te e nella tua gente avversari forti e leali. Va pure, Aladino. Tu sei libero, come è libero tutto il tuo popolo. Io e i miei crociati non siamo venuti in questa terra per conquistare ricchezze. Abbiamo combattuto per la nostra fede e Dio ci ha premiati a sufficienza eleggendo noi per questa vittoria.